Nel 2022 in Campania si sono registrati oltre 18 milioni e mezzo di turisti ed a fare la parte del leone è stata Napoli con circa 12 milioni di presenze, ma secondo le previsioni degli addetti ai lavori, sia nell'intera regione sia nella città partenopea, i dati di fine 2023 saranno superiori rispetto a quelli dello scorso anno. Una notizia importante per l'intero settore ed il suo indotto. Da Pasqua al 2 giugno, comprendente anche la festa Scudetto, il bilancio è positivo e le attese sono buone anche per i prossimi mesi. Napoli può fare da traino per l'intera regione. Ascoltiamo Antonino Della Notte, presidente di ICAST. Sta continuando quest'ottimo momento che già è incominciato dal 2022 e che prosegue veramente alla grande nel 2023. Nell'ultimo periodo, sia tra le feste pasquali, quindi del mese di aprile, 25 aprile, 1 maggio, maggio dei monumenti e fino alla festa dello Scudetto, abbiamo avuto presenze molto importanti. Parliamo di 250.000 persone solo nel weekend di Pasqua e oltre 450.000 subito dopo, arrivando fino alla festa dello Scudetto. Questi sono numeri importanti, riscontriamo più un 30% di presenze a Napoli, che è un dato significativo e che speriamo di portare avanti fino a fine anno per poi incrementarlo nel 2024. Grande ottimismo e soddisfazione per i numeri attuali sul turismo lo testimonia anche Mirko Martucci, vicepresidente FIEPET Confesercenti Campania. Il bilancio è super positivo, stiamo vivendo un'annata magica con un boom di turisti sia italiani che stranieri. Per quanto riguarda invece il 2023, le stime dicono che si supera il 2022. Qual è la vostra prospettiva? È una buona notizia per l'indotto a Napoli e nella regione Campania? Allora sì, io penso che è veritiera questa statistica perché se continuiamo così anche con l'avvenuta dello scudetto, del terzo scudetto di Napoli, che ha portato curiosità e ha portato tanta 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 felicità ed entusiasmo, questa città può arrivare a grandi numeri e sicuramente superare il 2022 di gran lunga. Quello che io chiedo alle istituzioni, ma sono convinto che il sindaco Gaetano Vanfredi con la sua giunta comunale che sta facendo un ottimo lavoro ci dia un input in più per crederci, dando servizi. Napoli è un trampolino anche per tutta la sua provincia. Sì, assolutamente, Napoli è il capoluogo, quindi praticamente deve per forza essere il traino di tutta la provincia. Grazie a Napoli tutte le città e i paesi attorno che vivono di questo successo stanno anche loro bene di salute.